I numeri dell'ultimo bollettino parlano di una lenta discesa e una forte speranza. Circa 17.000 nuovi contagiati, 680 purtroppo le vittime, con un tasso di positività che scende all'8,8%. L'Agenzia Europea del Farmaco preme l'acceleratore e anticipa di qualche giorno la riunione per l'approvazione del vaccino. Sarà il 21 dicembre e non il 29, la data in cui potrebbe arrivare il via libera alla commercializzazione del primo farmaco anti-Covid. La tabella di marcia a questo punto diventerebbe fittissima. Entro un paio di giorni arriverebbe l'approvazione dell'agenzia italiana e entro il 31 dicembre potrebbero essere somministrate già le prime dosi. Si tratterebbe di una partenza simbolica che i paesi dell'Unione hanno deciso di fare contemporaneamente. Nel corso di una settimana i primi vaccini saranno autorizzati in modo tale che le vaccinazioni possano iniziare immediatamente. La Francia poco fa ha fatto sapere che partirà dall'ultima settimana di dicembre. In Italia invece si comincerà a fare sul serio dall'inizio del nuovo anno. Il primo carico di vaccino prevede 1.800.000 dosi da destinare al personale medico, ai lavoratori e agli ospiti delle residenze sanitarie. Saranno consegnate dalla Pfizer direttamente agli ospedali tramite camion frigo capaci di mantenere una temperatura di meno 80 gradi. Ad inoculare il vaccino ci penserebbero 20.000 addetti, 16.000 da assumere. Il via libera alle candidature è partito proprio oggi. Parte il piano vaccini. Lei lo farà? Io mi sono già prenotata per farlo. Dove si è prenotata? Vabbè, tramite la nostra associazione medica. Perché lei è un medico? Sì, una pediatra. Quindi sarà la prima, diciamo, nel primo scaglione. Una delle prime. Lei ha paura? No, per niente, io mi voglio vaccinare il più presto possibile, che almeno sarò libera dopo. Non lo so se lo farò, dipende. Dipende da tante cose. Ha paura un po'? Ma in generale un po' sono un po' contro. La scienza dice di farlo e non lo facciamo. Quale vaccino vorrebbe fare? Ma non li conosco, se ci fosse uno senza richiami sarebbe il migliore, però mi adeguerò a quello che avremo a disposizione. E mi farò vaccinare quando sarà, dai, magari uno pensa, sai, non sarò la prima, però no, però sì, e penso proprio di sì. È l'unica cosa, ci daranno finalmente il patentino per liberi tutti, no? Certo che lo facciamo, certo, anche perché noi siamo in età poi di farlo, perché io ho 78 anni, mia moglie ce n'ha 76. Vabbè, da tua, no, niente. Dici, perché dico l'età sua? Vabbè, lei è più molto più giovane di me. Moltissimo, si vede. Ecco. Senta, ma non c'è un po' di paura in questa sperimentazione? No, perché io sono per i vaccini. Io credo nei vaccini.